Questa trasmissione cosa è diventata? Oara, Borselli, Porro e Capezzone. Ma chi manca? Ma chi manca? Manca solo Spatalino, manca solo Frankenstein. Spatalino, ecco, e i comunisti. È arrivato Frankenstein. È arrivato Frankenstein, appunto. Io ho sempre pensato che il mestiere più vecchio e più redditizio del mondo fosse la prostituzione, il campo della prostituzione. Mi devo ricredere alla luce degli ultimi avvenimenti. Sapete qual è il mestiere più vecchio del mondo? Quello del comunista! Signor, non credi bene. Ancora Spatalo. No, ma Spatalo, non c'è da ridere, è drammatico. Vai. Poi c'è anche un messaggio per te che potrebbe essere oggetto di querela, anche un audio per te. Aspetta. Benissimo, mandalo in onda allora. Io da sempre ho preso le distanze dai comunisti. Loro si ritengono non è importante, più però. Bravi, più puri, più puliti, puritani. Qui è una raffa. La meritocrazia negli ultimi anni è stata letteralmente calpestata. Come dico io da tanti anni, vanno avanti i meno bravi, i più raccomandati. Attenzione. Adesso, aspetta, ecco querela, anche guerrata la regista, intanto quella. Io ne conosco tanti, fra i quali spicca la figura di un giornalaio di Milano, fa la spola fra Milano e Roma, che io chiamo anche Topo Gigio, un raccomandato di ferro, che ama fare le querele, lui offende gli altri, ma siccome non paga niente, minaccia gli altri, il prototipo comunista per eccellenza. Prima o poi, credetemi, il re d'erazione anche per Topo Gigio. Allora ci sono due problemi. Primo, ci sono due reati che ha commesso la nostra regista, perché ha messo la vocettina di quell'avvocato lì, Comparenzo. Quindi ha creato lei il reato. Eccolo qua, reato, terzo reato commesso, associando il mio nome. Secondo reato, quello di Spatalino, perché voglio dire, pendolare, Roma, Milano, i riferimenti sono chiarissimi. E quindi già avete collezionato tre querele, due per la regia, due querele diverse per la regia. Ti prenda una camomilla e ricominciamo da capo. Breda, i portoni più belli d'Italia.